Ridete? Signore Katia se la ride, eh? Signore, qui siamo cadute. Qui siamo cadute. Sempre in ritardo, sempre in ritardo. Ma siamo in diretta? Siamo in diretta. Di molto bello. Di molto bello. Sì, facciamo... sì, di molto bello. Adesso la racconto io. Il blocco furbo. È furbo questo blocco. Io ho già fatto gli accostamenti perché poi diventerà una bella coperta. Di chi sarà questa coperta? Brava Anita! Allora, diciamo che qui rende molto, per l'amor di Dio, no? Ma è scurissimo! Ma è scurissimo! No, non mi piace questo. Allora, poi questi sono i colori di casa tua. Dani, non sei invitata qui a chiacchierare, Katia, ma questo è un blocco furbo. Allora, se questo è un blocco furbo, le signore si domanderanno perché sta qui sopra. È poggiato qui sopra perché Anita già si è preparato il tutto per farsi la sua bella coperta. Eccolo qui. Il coordinato. Tutto il coordinato. Tre sister, signore, guardate che bella questa collezione. E questo è il blocchettino furbo. C'è qualcuno in diretta? Sì. Sì, iniziano ad arrivare. Okay. Ma tanto noi possiamo iniziare perché le signore comunque poi a mano che si connettono, poi dopo se vogliono se lo rivedono dall'inizio, quindi noi siamo prontissimevoli, le signore stanno arrivando. Scriveteci per piacere, se sai sei... come al solito tu che non leggi mai i messaggi. Infatti l'avevo messo che non si leggeva, no? E poi dopo dice nessuno ci scrive. Allora, adesso ho messo che si c'è vede. Qualcuno? Sì, 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 stanno arrivando. Ok. Palesatevi, mano a mano che arrivate, palesatevi. Fateci un cenno. Signore, intanto no, vi voglio fare un piccolo argomentino. Distanti ma uniti, il progetto che va accompagnato durante il lockdown, signore. Allora, finalmente il libro, lunedì dovrebbe arrivare qui alla cartareccia. E quindi, se avete piacere, ricordate che la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, è quello che ci è capitato quest'anno, signore, e chi se lo scorda. E il libro per ricordare i momenti belli, non quelli brutti. Rossella, ciao! E quindi, se volete, da lunedì sarà disponibile alla cartareccia, prenotate la vostra copia, a noi ci fa tanto piacere. Prima che finiscono tutti. Katia vi fa l'autografo, vero sì, Katia? Sì, sono qui apposta. Ma vogliono autografare da te certo, pure, certo. Ci hanno chiesto. Faremo tutti gli autografi, le dediche. Allora, blocco furbo. Allora, sì, Anita la chiama. Maria Grazia. Anita l'ha chiamato blocco furbo. Sì, perché giralo l'altro modo perché è furbo. Sì. No, voglio pure fargli vedere perché è furbo. Perché noi possiamo unirlo così, possiamo unirlo in quest'altra maniera, ma più che altro furbo per come si realizza. È un blocchetto, furbo doppio. Sì, è un blocchetto, diciamo, molto semplice. Ciao Beatrice! Semplicissimo da realizzare, però è d'effetto, perché guardate che carino una volta, immaginate, può essere montato. Qui è montato in un modo, con ecco. I rombi uguali, quindi diciamo all'interno di questa piccola croce c'è un rombo dello stesso colore, oppure possiamo montarlo con il colore diverso, e quindi anche diciamo il quadrato che contorna il quadrato centrale è fatto anche quello di colori diversi. Invece a me in questo piace caso, di più al primo modo. Pure a me, che anche piace a me piace più al primo di più modo. Così, perché si vede di molto di più il disegno. Allora, semplicissimo. Prossimamente sul letto di Anita. Prossimamente sul letto di Anita. Non fra due giorni. Non fra due dammi, giorni. Ecco, dammi il tempo di farlo. Sono velocissimi i blocchi. Considerate che questi li ho fatti qui adesso io. Allora, l'occorrente. Inge! Scusa, faccio Inge, i saluti. Inge! Buonasera, Inge! In coro! Allora, diciamo che per ottenere un quadratino di questo ci occorrono due quadrati di colore diverso, quindi di colore contrastante, da 20 centimetri per 20 centimetri. Quindi considerate che su una striscia di tessuto da 110 ne tagliamo 5, quindi anche senza spreco, c'è pochissimo, su questo lavoro c'è veramente pochissimo spreco. La cosa ideale è io, da quanto sono i quadrati? 20 per 20, 20 centimetri, sto okay. Parlando in centimetri, in centimetri oggi sì, lavoriamo. Oggi sto lavorando in centimetri.
e ho messo le strisce una sull'altra e in contemporanea li ho tagliati insieme i quadrati. Quindi andiamo a tagliarci un quadrato di un colore, un quadrato di un altro colore da 20 centimetri per 20 centimetri. Li andiamo a sovrapporre perfettamente, cerchiamo di allinearli. Ma che bel tappetino! Ecco perché dico tagliati insieme è meglio, perché così vi vengono perfetti su tutti e quattro i lati. Una volta fatto questo, allora questo è molto importante, eh? In basso a sinistra vado a mettere un segno dall'orlo, quindi dalla base, a 5 centimetri in basso a sinistra. Faccio la stessa identica cosa sul lato destro, ma verso l'alto, quindi dall'alto metto un segno a 5 centimetri. E questo è molto importante. Sì. Una volta fatto questo, non faccio altro che andare a cucire a macchina con una cucitura a punto dritto a piedino sui quattro lati, lasciando aperti gli spazi che sono stati contrassegnati con la penna a 5 centimetri. Quindi cosa farò? Cucirò qui, cucirò qui, riprendo da qui, cucio qui e cucio qui. Quindi questi due spazi rimarranno aperti. Andiamo alla macchina da cucire. Ciao Ketty, bella, che piacere. Allora, aspettate, ecco qua. Quindi con il classico piedino delle nostre macchine da cucire da 0,75 andiamo a cucire, quindi allineiamo. Dobbiamo lasciare liberi quei 5 centimetri. Questi 5 centimetri qui li lasciamo liberi e lasciamo liberi qui, okay, anche gli altri. Quindi allineiamo il piedino sul margine del quadrato e partiamo esattamente dal segno che ci siamo fatti con infiliamo l'ago sul segno. Sì, con la penna, e vado semplicemente a fare una cucitura a punto dritto. Allora, non giro intorno al quadrato, quindi finisco questo lato, spezzo il filo, giro, riparto dall'inizio. Cucio il secondo lato. Ciao Michela. Ciao Michela. Mi vado a cucire tutto il secondo lato fino in fondo. Spezzo, giro, lascio aperto questi 5 centimetri. Quindi 5 centimetri, esatto, che ho lato lasciato. Di nuovo allineo. Ma spezzo cucio. Perché c'è il trucchetto? Allora, no, perché non giro intorno al, okay, in modo tale che le cuciture siano perfettamente allineate a 0,75 sia sul lato. È una questione precisione, esatto, quindi, ok. C'è la zanzara? Dai, fanno festa le zanzare. Spruzziamo Katia Gara che se la stanno mangiando. Tra un po' faccio io la fine della zanzara. Ecco, quindi guarda qui. Guarda sul dito, mi sono dato. C'è, ormai. E qui faccio l'ultima cucitura. Ok. Quindi ho semplicemente cucito tutto il perimetro del quadrato. Dai, muoio io, non le zanzare. Spruzzala anche le mani, spruzzala che la voglio pizzicare sulle mani. Ecco qui. Quindi, devi spruzzare sulle mani. Te la stanno a mangiare. Allora, fatto questo, vado a togliere gli spilli. Nadia ci saluta da Genova. Ciao Nadia. Ciao Nadia, dal mare ci saluta. Allora, rimetto il quadrato sul piano da taglio nella stessa maniera. A sinistra c'ho i 5 centimetri in basso e a destra c'ho i 5 centimetri in alto. E qui c'è il buchino. Qui c'è il buchino e qui c'è il buchino. Ok. Fatto questo, con una semplice squadra andiamo a dividere il quadrato in due triangoli, quindi mi posiziono esattamente da una punta all'altra, quindi posiziono la squadra da sinistra verso destra e faccio un taglio. In questo caso è molto utile il tappetino che gira, perché adesso io dovrò andare a dividere in varie parti questi triangoli, per cui taglio senza spostarli dalla base di taglio. Quindi sposto questo e ho i due rispettivi triangoli. Vado
a effettuare un primo taglio in verticale e poi un secondo taglio in orizzontale, sempre a 5 centimetri. Quindi posiziono la squadra. 5 centimetri dal bordo o dalla cucitura? No, no, dal bordo, dal bordo, okay. Proprio, non dalla cucitura. 5 centimetri, così, e taglio. Senza possibilmente muovere il tessuto, ecco perché uso il tappetino che gira, ruoto e vado a fare il secondo taglio, sempre a 5 centimetri da questa parte. Quindi allineo sempre i 5 centimetri lungo il margine del triangolo e taglio. È proprio furbo questo. È proprio furbo. Ecco qui. La stessa cosa la devo andare a fare con l'altro triangolo. Quindi io giro il tappetino e vado a fare il primo taglio in verticale, così. Di nuovo giro il tappetino, il secondo taglio sull'altro lato, sempre a 5 centimetri. Perfetto, perfettissimo. Ecco qui, eccolo qui, signore. Ok, il corso è finito. Andate in pace. Il blocco furbo è fatto. Allora, praticamente il nostro blocchetto verrà montato in questa maniera. Vado sempre ad alternare i colori, quindi sullo scuro metterò il chiaro e viceversa. Ed è praticamente, Anita, fai vedere questa parte centrata qui, la classica scacchiera. Dopodiché prenderò i triangoli, no, non so triangoli, no. Non lo so che sono. No, sono e... uno, due, tre, quattro, pentagoni. No, pentagoni. Questo, che cos'è? Sono cinque lati. Sono cinque, è un pentagono. Uno, due, tre, quattro, cinque. Perfetto. Pentagono lungo. Pentagono lungo. E li vado a posizionare ai quattro lati, sempre alternando i colori. Quindi sul chiaro metto lo scuro e sullo scuro metto il chiaro. Guardate quanto è semplice questo blocchetto. Così e così. Dopodiché i quattro triangoli che sono rimasti liberi li andrò a montare sui lati. Sul chiaro metterò lo scuro, sullo scuro metterò il chiaro. Bellissimo. E questo è fatto veramente in un attimo. Che abbiamo finito già? No, adesso li cuciamo un attimo, volevo far vedere. Ero preoccupata perché è vero. Il ferro da stiro me l'avete attaccato? No. Tutto attaccato. Sì, sì. Allora, brava no, Dani. No, perché mi lamento sempre che mi fa venire il male al braccio per fare le dirette. Questo invece questa volta è troppo. Ma queste sono pillole di patchwork, insomma, proprio veloci così. Quindi a questo punto che cosa faccio? Vado a stirare le varie parti mandando i margini tutti verso il lato sinistro sui tre pentagoni. L'ultimo pentagono, proprio per una questione di montaggio. Ciao, Fernanda. Per mandare i margini di cucitura una a destra e una a sinistra, l'ultimo invece lo stiriamo verso il chiaro. Quindi questi tre li andremo a stirare verso lo scuro. Stiamo aspettando che ci arrivi. Lunedì dovrebbero arrivare tutte le basi in feltro per stirare. Allora, quindi faccio una prima stiratura così a chiuso, tanto per fissare la cucitura. Dopodiché stiro dal dritto, mandando appunto, abbiamo detto, il margine verso la parte scura. In questa maniera. Ok. E lo mettiamo a posto. Prendiamo. Ciao, Lella. Un bacio a Napoli. Ah, oh, Lella. Ecco, cerca entusiasta, scritto fighissimo. Cerca, questo lo puoi fare, perché si fa veloce, veloce, guarda. Fatto. Quindi questo. Stiro anche quest'altro. Mi raccomando, quando stirate non dovete slentare. Così. E l'ultimo me lo vado a stirare verso il chiaro. Appena mi arrivano i ferretti, giuro che lo cambio, signore. Allora, ve voglio signore, diteglielo! No, signore, allora, sto ferretto, voi direte, no, ma guarda com'è ridotto. Ho capito, ma stira, ma perché lo devo buttare? Cioè, se non stirava più, che stare aspetto? Cioè, è vecchissimo, signore, guardatelo. È ridotto in brandelli. Guardatelo, guardatelo. Guardate com'è ridotto. Ma stira, signore, ma stira ancora perfettamente. Come si fa a buttarlo? Non si può. Non si può.
è veramente. Allora, cerca la mia coperta. Anita, l'idea se l'è fatta già venire, si fa una bella coperta. Se io ci faccio tutto il cielo del letto. Però potete. Poi ci faccio intorno. Ci faccio, sentite ci fa, come ci fa. La fascettina qui con questa qui e poi proseguo con queste con due. I bordi con questi due. Sì, sì. Questa è bellissima. Ci puoi fare quello che ti pare, cerca, ci puoi fare i cuscini. Le copertine, guarda che bella tovaglietta all'americana, diciamo è bellissimo che anche fai... per le case moderne utilizzando sì, sì. Dipende dal colore che si utilizza, allora a casa mia stanno meglio questi colori qua, però sta di fatto che ecco questo poi è un marrone sì. Ma questa collezione è disponibile ed è bellissimo. Ciao Francesca. E, anche un bellissimo cuscino sì, sì. Sia sul moderno sia sul romantico sia sul ci si può fare country. Quello che uno vuole e, ciao Roberta. Io consiglio ecco, sempre solo due colori sì. Quindi di ripetere il disegno, non di mischiare diversi colori, no, perché si perderebbe, si perderebbe certo. L'effetto del, diciamo, dei quadratini. Poi fate, signore, anche presto a farvi il conto, perché in realtà per fare un blocco servono due quadrati da 20 centimetri. Sì, su una striscia da 20 centimetri si tagliano 5 quadrati. 5 quadrati. Quindi quando vi impazzite tutte le volte per vedere quanto deve diventarvi poi grande il progetto, no? Considerate che con la striscia vi vengono queste. Questo finito quanto diventa? 21 centimetri. 21 centimetri. Quindi si fa anche molto presto a farvi... 21 così il, l'ordo, sì. Già comprensibile. Di okay. Che poi queste una volta cucito ovviamente certo. Si rimpiccolisce quindi okay. Però considerate viene che riuscite 20. Con due stoffe soltanto a farvi il conto perfetto sì. Della stoffa che andate a consumare, che questo specialmente per chi è all'inizio è un grossissimo aiuto. E poi Cristina ci vuole fare il copritavolo. Cristina chi? Giamberlandini. Sì, Cristina. E tra le altre cose è un lavoro che potete fare a catena, perché prima vi tagliate tutti i quadrati, li sovrapponete e cucite tutti quanti i quattro lati, dopodiché veramente tagliate. Con due giorni lo fanno il quilt. Bravissima, anche perché poi questi li potete tagliare tutti in serie, perché comunque sono tutti uguali, eh. Quindi veramente magari passate un paio d'ore su. Dovevo chiamarlo blocco furbissimo, furbissimo. Non furbo. Perché ecco, adesso una volta che andiamo a cucire tra di loro i vari pezzi, il blocco è finito. Come vado a montare adesso il blocco? Allora, praticamente, come sempre, come quando si fanno, si uniscono i blocchi a peccio. Anche con i grungi, guardate di quei grungi, scegliete un contrasto di colore giusto, vi viene bellissimo su questo stile. Bellissimo. E andremo prima a comporre le tre strisce. Hai sbagliato. Che ho sbagliato questo qua, sì, perché sì, l'ho ritoccato. Hai sbagliato. Li ho ritoccati. Ma non li trova più. Le possino benedire. Eccomi qua, ecco qua. Allora, sono un po' dislessica per destra o sinistra, mi impicco sempre. Quindi dicevamo. Pensa se lo cucivi. Blocco. Ah no, dovete ricordarvi i passaggi, mi raccomando, non fate come ho fatto io prima, talmente che ne avevo tagliati tanti. Dopo aver segnato i 5 cm sul lato destro dall'alto e sul lato sinistro dal basso, va cucito prima di tagliarlo, perché altrimenti vi trovate tutti i pezzi scompagnati poi, eh? Io l'ho fatto, è capitato anche di fare quello. Allora, dicevo, vanno comunque cuciti. Ma il tappetino rotante l'avete? Sì, lo sì. Abbiamo di due tipi. Questo, mo, a prescindere da questo blocco. Arriva il commerciale. A prescindere dal, per molti blocchi è molto, molto, molto comodo il tappetino rotante. Il mio, mi sa, è quello vecchio. No, ci sta ancora. Ce l'abbiamo di due tipi. Brava Dani! Fallo vedere. Chi te la tiene? Allora io ho preso quello turchese perché a me mi piace, mi dà fastidio la luce, poi è tutto bello, è tutto smerlato, io non me l'hanno dato. E poi vabbè, allora signore, no, a parte gli scherzi, questo qua è il tradizionale, sì, il semi, quello che come quello di Katia, è utilissimo e tutto più. E praticamente questo qui è la versione un pochino più moderna, prim love, scicchettosa, color tiffany della linea love, ce l'abbiamo tutte e due. Se volete informazioni sui prezzi, chiamate Dani. Dani, è inutile prendere il numero, non si legge. Signore, 347-49-65-650. Ok.
Brava. Brava Dani. Brava Dani. Perché chi ci pensa? Resta senza. Ma perché cosa succede poi quando finisce la televendita? Signore, non litigate dopo per il cosettino. Io ve l'ho detto, vi ho avvisato prima, Che c'era. Che c'era. Poi fate voi se lo volete o meno. E allora, come si va a comporre il blocco? Sempre come i soliti blocchi di peccio, quindi la prima fila, la seconda fila, la terza fila, poi la prima sulla seconda sulla terza. Quindi qui andrò a cucire questo con questo. Ovviamente nella parte centrale, prima di mettere i due laterali, dovrò unire i due quadratini centrali. Allora, io inizio con cucire questo, quindi la composizione è... Allora, io preferisco sempre mettere... Allora, scusami se ti interrompo, sì. Katia. Rosa voleva sapere, la mattonella iniziale è in centimetro in inch. Allora, è in centimetri oggi. È in centimetri. Oggi abbiamo, allora, se lo fate in inch, lo rapportate, tanto la grandezza la scegliete voi poi del quadrato. Se andiamo a vedere poi... È ovvio, se la cucitura intorno ai quattro lati decidete di andarla a fare con il piedino da inch, ovviamente nel momento in cui andiamo a montare i vari pezzi tra di loro, li dobbiamo montare sempre con il piedino da... E c'è la squadretta furba? Per fare che cosa? Per fare un quadrato perfetto. La squadretta 20-20 me la dai per favore, quella lì, sì. Eccola qui. Signore, ci abbiamo pure la squadretta furba. Eccola qua. Ci sono le squadrette da 20x20. Che poi, facciamo un po'? Sì. No, è più grande dopo questo. No. Vi voglio far vedere che ogni centimetro c'è una riga. Sì, allora. Nel senso che potete fare il quadratino da 4 centimetri. La riga, questa più calcata e continua, è un centimetro, diciamo, da qui a qui. Poi in mezzo abbiamo anche il mezzo e addirittura il 75. Quindi è se una devono squadra... fare il quadrato più piccolo, cioè li aiuta a tagliare, esatto. Giusto, perfetto. Ma poi vedrete che si usa anche poi alla fine per squadrare. Questa, infatti, diciamo, una volta che voi vi siete tagliate le strisce poi di... che se non si vede no, sta perché volevo vedere. Una volta che avete tagliato la striscia di tessuto, ve la posizionate così e tagliate il 20-20, insomma, e vi viene... O comunque lo disegnate. Ma non serve disegnarlo, no? Magari tagliano la striscetta leggermente più grande se pensano di andare storto quando tagliano le strisce. Quindi magari la tagliano quel mezzo centimetro più grande, dopodiché girano su tutti e quattro i lati, il quadrato vi è perfetto. Stagliano sul tappetino che gira, quindi io vado, taglio i primi due lati, ruoto il tappetino e taglio gli altri due, senza spostare, e quindi sono sicura che la mattonella iniziale da 20-20 viene perfetta. Benissimo, quindi okay. Abbiamo anche la squadretta furba. Tutto furbo. Tutto furbo in questo blocco. Allora, quindi, quello che dicevo, ogni volta che... Rossella, la squadretta ce l'abbiamo anche in inch, di diverse misure. Ci abbiamo anche... Alessandro, mi dai quella gialla sotto, la più grande, no? Quella l'ultima. Grazie. Prendi tutte le varie misure. Sì. Questa addirittura è quella più grande. È gigantevole. Sì, ma questa poi ve lo faccio vedere quando lo squadro. È molto utile anche per andare a squadrare il quadrato più grande, perché alla fine questo verrà 21 cm per 21 cm. Però queste sono in inch. Queste, sì, no, ma ci sono anche in centimetri. Cioè abbiamo anche in centimetri, perfetto. Anche in questa è la stessa in versione più piccola, quindi di squadre per agevolare il lavoro. Ci dovrebbe essere anche un pochino più piccola, Rossella, Sì, ma da quanto... Ma quale? Perché credo di averla da 9, dovrebbe da essere 12 tre, sì, dovrebbero da... essere tre misure. Sì, tre questa misure. Diciamo che è la misura più grande. E poi ci sono le altre. Ah, questa qui. Allora. Questa, adesso vi faccio vedere anche queste come... Allora, questa qui è in inch. Aspetta che riflette la luce. Ah, scusa, metto di qua. Queste qui sono in inch ed è da 6 pollici e mezzo. Abbiamo anche, non è la classica da 6. E quindi qui abbiamo già il mezzo inch compreso per il margine di cucitura.
Sono queste, ripeto, sono tutte squadrette che sono molto utili non solo per effettuare i tagli, ma anche per andare a squadrare i... C'è la ferma perché sennò cerchiamo le signore. A squadrare i blocchetti, i vari blocchetti finiti, insomma. Su Distanti Ma Uniti queste squadrette ve le abbiamo fatte vedere come si usano quando siamo andati a squadrare, che ne so, il volo d'oca e altri blocchi più piccoli che poi andavano... Quindi ce l'abbiamo da 6, da 9 e mi sembra da 12 inch, 12 e mezzo circa. E la stessa cosa è in centimetri, ci sono le stesse tutte le misure rapportate in centimetri. Allora, quello che dicevo prima è che, almeno io per esperienza mia, vicino alla macchina da cucire mi compongo sempre i vari pezzi, il blocco come va montato, perché nel momento in cui voi lo andate a prendere e lo portate alla macchina da cucire, sbagliato il lato. Si è girato. Sì, quindi io per evitare me lo metto in posizione corretta vicino alla macchina da cucire, dopodiché vado a cucire. Quindi questo andrà a cucire sul pentagono. Vado ad allineare quello che è la base, così. Se volete la fermate con due spillini. Ok? Io in genere metto proprio lo spillino dal lato che devo cucire, così vado alla macchina e non mi sbaglio. Rossella, se ti serve la squadra, scrivilo a Brava Daniel 347-4965-650, perché vedo che già stanno finendo. Già vedo che stanno... Sì. Okay. Dani è indaffarata col cellulare, eccola lì che gironzola. Ok. Eccomi. Quindi vado a cucire sempre, quindi ho allineato i margini vivi, se volete vi fermate appunto con due spilline e andiamo a cucire a piedino. Quando avete tagliato questi, diciamo, queste varie parti, il blocco, se lo stirate con un pochino di amido, che prima o poi arriverà in negozio, giusto Anita? Allora, guardate, dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì. Ecco, quello è molto utile, vi stabilizza molto il tessuto. Guardate questi sono stirati, però io me lo sono dimenticato a casa, non l'ho portato. Guardate la differenza di stiratura tra questo e questo. Sì. Questi sono stirati semplicemente con il ferro. Uno sembra una tavoletta, quest'altro. Sì, e l'altro è stirato. E diciamo ferma un pochino il tessuto, quindi anche quando andiamo a cucire queste parti piccoline sotto la macchina rimangono più stabili, ci sfuggono meno. L'amido è veramente d'aiuto, insomma, in queste cose. Ok, quindi vado a cucire. Perfetto. E stiro. Prendo, diciamo, aspettate che mi prendo il mio, eccolo qui. Questo l'ho girato, l'ho montato nell'altro modo. Sì, vedete, forma comunque una stella al centro, quando poi lo andate a vedere. E quindi do una schiacciatina. Dopo li metto vicini, montati. Diversi quando Katia ha finito qua, anche qua. Faccio... Hai sfatto? Hai stirato? Ho stirato con il solito rullino che uso io. In genere io queste cuciture uso sempre questo. Poi una volta che ho montato le varie parti le vado a stirare con il ferro da stiro. Ma la prima stiratura gliela do con il rullino. Perfettissimo. Quindi prendo l'altro che va sempre dal lato opposto. Quindi sempre dritto contro dritto, allineo perfettamente la parte in basso, così, margine vivo con margine vivo, e vado a cucire. E margine morto con margine morto. E cucio a piedino. Ok. Così, e schiaccio. Ora andiamo nella parte centrale, quindi... Prima di tutto, se no poi mi dicono che mi muovo troppo, prima di tutto vado ad unire i quattro quadratini, quindi dritto contro dritto. Quando ho stirato vi ho detto di mandare i margini di cucitura verso il tessuto scuro. Perché questo? In maniera tale che adesso che io vado a montare, mandando una cucitura da una parte, una a destra e una a sinistra, le faccio esattamente baciare, non si devono, allora
non devono sovrapporsi, non si devono sovrapporre, anzi col dito lo sentite proprio, è come se si forma, vedete, un ostacolo, un gradino, quando arriva più di qua non va, in maniera tale che vengono cuciti perfettamente insieme. Potete andare sotto la macchina oppure mettere uno spillino lateralmente alla cucitura. Io in genere lo metto dal lato destro per fermare il tessuto sotto, in maniera tale che quando passo non rischio che questo mi si possa piegare. Ci serve il carichino, Dani? Da questa parte lo vedo, quindi preferisco bloccare con lo spillino quello che è sotto. Andiamo a cucire a macchina. Ok. Signore, mi perdonerete che mi scordo sempre di mettere in carica il telefono. Prima della diretta. Che succede? Che se no faccio primo tempo e secondo tempo. Se il video si leva e voi mi cercate, io nel frattempo prendo l'altro cellulare e riparto. Ecco. Perfettissimo. Fai vedere. Vedete che questa maniera l'incrocio vi viene perfetto. Perfettissimo, direi. Ora, sempre questo sul lato destro e l'altro sul lato sinistro. Poggialo un po' sul bianco. Ok, con quello vicino come va? Così. Ecco, che il rosso tocca il bianco e il bianco tocca sempre, non vi potete sbagliare, i colori devono essere sempre alternati. Perfettissimo. Allora, anche qui schiaccio, stiriamo la cucitura. Ok, allora la cucitura, quindi lo stesso discorso, uno va a destra, uno va a sinistra, faccio scorrere così e blocco, allineo per bene i margini vivi e mi metto lo spillino. Ah, sei tu, pensavo che era, aspettate, che fosse entrato qualcuno e ti fosse venuto ad abbracciare, pensa un po'. No, okay. È il mio fiolo. E che ne so, è il mio fiolo. Dalla dell'occhio. Core de mamma core era. Core de mamma, ok. E vado a cucire a piedino. Facciamo vedere il portachiavi, Ali. Commerciale, guardate mio figlio quanto è commerciale, guardate questo portachiavi per le quilter, ma in realtà sono squadrette, questa è da 2,5 inch e se dovete squadrare delle piccole cose è perfetto, ovvio non ha le diagonali in mezzo, però se dovete tagliare dei piccoli quadratini tutti uguali, questi sono favolosi, sono da 2,5 inch perché sono già compresi di margine di cucitura, questo dentro è 2 e il margine di cucitura sia sul quadratino, sul triangolo. Chi le vuole vedere gli faccio vedere tutte le forme che abbiamo, sì. Ok, vengono 6,50 euro, io ve lo dico perché chi ci pensa resta senza. Ci abbiamo, come si dice quando c'è quella frase giusta, Logan. Vedete? Come si dice? Slogan. Il Logan, ci abbiamo il Logan. Lo slogan pubblicitario. E vedete che gli incroci, se voi mandate i margini di cucitura uno a destra e uno a sinistra, gli incroci sono più facili. Signore, se vuoi fare la diretta così, che è lei? Sentendo io cucio l'altro. Scusate, ti è sentita male. Allora, secca, lo vedi che è lei, non sono io. Siccome, cioè, qui parlano tutti l'inglese tranne me, no? Parli noi. Mio figlio mi ha detto, io proprio sto vicino, dico quella frasina come si dice, io capito il Logan, dico guarda Logan, ma che è, come sta la parola in inglese? Oddio. Poi c'era lo slogan, signore, che ci pensa? Senza senza. Allora, sempre lo stesso procedimento, quindi una cucitura a destra, che ti vogliono il telefono. Una cucitura a sinistra, metto il solito spillino per bloccare quella che è sotto, quello che non vedo, perché sopra... C'è che ha detto rimandate a settembre. Sì, ottobre, novembre. Proprio. A noi ci bocciano proprio, digli. E cucio a piedino. Cecca, lo vedi io con chi devo combattere tutto il giorno? Sì, mi capisci adesso?
ma io c'avevo, non l'ho preso oggi, scusate un attimo, scusate. Che mi prendo il mio, Dani, che prendo il terzo dito, il sesto dito, che per Dani è il terzo, l'ha ribattezzato. Dani non gli entra in testa che è il sesto, ma lo sai che adesso mi arriva di Clover quello, anche il sesto dito per il ferro da stiro, per accompagnare le piccole qui, cose sotto al ferro da stiro. Questo è il sesto dito per la macchina da cucire, così non vi bucate il dito. Però poi mi arriva il sesto dito per la macchina da cucire, per il ferro da stiro di Clover, che praticamente è fatto con una gomma speciale che non si scioglie, sì, e quindi si possono accompagnare bene sotto il ferro da stiro. Sì, le piccolerie, le pieguzze, invece fai di avvicinare vedere il dito che ve lo allestate. Adesso faccio l'ultimo triangolo, quindi sempre allineo sulla base e vado a cucire. Quindi adesso noi abbiamo perso il tempo perché ridi, scherza, dici le cretinate, però... Katia, sei immensa, ti dice Cecca. Siete grazie, uniche, troppo simpatica. Cecca, se non ci fossi tu... Grazie, Rosa. Le dirette non le facevo più, guarda. Non lo so come mi hanno convinto, Cecca. Non lo so, solo tu mi puoi capire. Uno di qua, quindi. E uno dall'altro lato. Sempre dritto con brava dritto. Katia, sei brava. Oh, meno male, grazie. Prego. Non c'è di che. Anche questo, indovinate di chi sarà? Di Anita. Di Anita. È tutto di Anita, fra un po' no, a casa. No, devo dire che una borsa frigo se l'è presa Alessandro. Ah, quale si è presa Alessandro? Quella con i ricci, gliel'ho portata ieri. Ah, quella con i ricci. Ma tu non hai visto quella mia con le banane? Vedi quella con le banane, quanto è bella. Perché, signore? Ecco qua. Perfetto. E abbiamo in un attimo, diciamo, cucito le tre parti. Una stiratina. Vedete? Eccolo qui. Ora andiamo a unire questo su questo e questo su questo. Prima però vado a stirare con il ferro da stiro. Allora, qui i margini di cucitura li manderò verso l'esterno. La parte centrale li manderò verso l'interno e questi di nuovo verso l'esterno, sempre per avere una cucitura a destra e a sinistra quando andiamo a montare i tre lati. Vai col commerciale, io stiro. No, niente commerciale. L'altro giorno abbiamo fatto la borsa frigo, sì, e questa doveva finire il sottopunto, Katia cara, e quindi non l'avete vista finita. È bellissima, con tutti i tessuti di tulle pink per quanto riguarda le bananine. E il gran jappuà per quanto riguarda l'interno. Vi ricordo che all'interno, perché io sono il commerciale, sarebbe Dani, ma è sparita. Eccola! E all'interno di nuovo le bananine. Ma all'interno qui, Dani, me la facciamo vedere che imbottitura ci va? Perché è l'imbottitura che termica. È termica, diciamo, che mantiene la temperatura. Voi la potete usare sia ricoprendola di tessuto come abbiamo fatto noi, che lasciandola così, però vedete? Non mi piace. A me non mi piace. Però Katia cara non gli piace, quindi noi le nostre le abbiamo rivestite con il tessuto. Quindi qui ci mettete il ghiacciolino dentro e vi mantiene bello fresco fresco tutto quello l'hai che provata? Ci mettete. Ancora no, perché no. Doveva andare al mare. È oggi non c'è andato perché oggi doveva lavorare. Ma doveva lavorare? Doveva lavorare. Ecco. Adesso mi odierà anche Alessandro perché è venuto a lavorare per colpa mia con le dirette. È stupendevole. Ricordatevi che c'è il. Se volete fare online la borsa frigo, scrivete a Dani 347-49-65-650 perché il video c'è. C'è. Sì, ok? Sì, che vi dà tutte le informazioni lei. Allora. Il video c'è. C'è Dani che pensa a tutto. Ecco qui, ora vado a montare su se stesso. Quindi, sempre un margine a destra, un margine a sinistra e mi metto uno spillino. Così. Nella parte centrale la stessa cosa. Carla! Carla! Lei saluta solo Carla, signore, le altre proprio. Io non la vedo, Carla. Io l'ho vista. Ma dov'è? Ecco qui. E ma non c'è. È fuggita, ha fatto l'apparizione e poi è andata via. Così. Ma io non la vedo, ma non mi compaiono tutti qua, Dani. Così. Carla, io qui non ti vedo. Ecco. Mi fido di Dani. Vado a fare la solita cucitura a piedino. Eccola.
Adesso la vedo. Carla, ti piace questo blocco? Il blocco furbacchione. Sono arrivata mo. Rosa dice bella la bozza. Termica. Siamo precise. Rosa, il blocco non ti piace? Il blocco già l'aveva detto, non ti piaceva. Allora. Anche Fernanda dice bellissima. Perfetto. Grazie. Le bananine di Tula? Vicino ai grangi sono bellissime. Dalle amicizie, la bannata! Bannala! Se vedete, io sto passando sugli spillini, perché diciamo, se lo mettiamo così, a parte in verticale, di lato alla cucitura, non esattamente sulla cucitura di congiunzione, non ci crea nessun problema e possiamo passare tranquillamente sopra gli spillini. Ecco qui. 1, 2, 3. Questa è la parte e adesso andiamo a mettere l'ultima parte, sempre dritto contro dritto, sempre facciamo le cuciture, le facciamo esattamente baciare, non dobbiamo farle sovrapporre. Quindi metto uno spillino qui, uno spillino qui e uno spillino qui. Perfetto. Di nuovo andiamo a cucire la macchina, sempre a piedino. Il nostro blocco è fatto, ci metto tutto storto. Adesso mi vado a stirare i margini di cucitura e poi lo vado a rifilare. Quindi quello che vedete è lo scarto che noi andiamo ad avere su tutta la striscia dei 20 centimetri, è questo pezzettino con questo pezzettino. Veramente con questo blocco la stoffa viene sfruttata al massimo, abbiamo veramente pochissimo spreco. Mamma mia che incroci, guardate che è stata troppo brava, mi spavento da sola, signore, quando poi mi daranno l'amido per stirare mi viene stirato tutto per bene. La colpa è di Chicca, se non è ancora Chicca. Arrivato se . Mi sta vedendo Chicca, sappi, il lavoro non è venuto perfetto perché non avevamo l'amido. Ecco qui. Adesso qui entra appunto la squadra quadrata in gioco. Questa è grande, vabbè, adesso io ho questa, è la stessa cosa. Per cui, come andiamo a squadrarci il nostro quadrato? Innanzitutto la squadra avvicina Alessa a questa diagonale. Quindi io vado a posizionare questa diagonale lungo la diagonale del blocco. Dov'è la diagonale della squadra? Facciamola vedere. Forse questa. Qui si vede meglio. Eccola. Va da una punta all'altra della squadra. La vado a posizionare sulla diagonale del blocco. Aspetta, da sopra così, guarda. Dopodiché, che cosa facciamo? Praticamente su quello che è la parte centrale del blocco. Aspetta, faccio vedere qua. Questa, tanto questa si cancella, ok? Io è come se qui ci fosse una riga immaginaria, proprio al centro. Oddio, tutta la coperta. Lo devo andare a posizionare sia da questo verso che da questo verso sul 10,5. Quindi io vado a mettermi quindi la diagonale sulla diagonale del quadratino, dopodiché il centro posiziono 10,5, 5, 10, il mezzo è questo, sul centro, in questa maniera. Controllate sempre che la diagonale stia esattamente sulla vostra diagonale.
e rifilo un lato e due lati. Brava Katia. Dopodiché giro. Dovevi girare il tappetino. Ah sì, fermi, sì. Allora stiamo così. L'ho fregata pure. Signore, ma me la giro fate emozionare. Il tappetino. È da stamattina che gira tappetini, mo durante la diretta. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. Quindi riposiziono sempre la diagonale sulla diagonale del blocco sotto, posiziono sempre a 10 e mezzo, così, e vado a rifilare il secondo lato, 1 e 2. Ecco qui, avete perfettamente le punte, bellissime gole. Non mangiate, eccolo qui. Dopodiché si va a unire agli altri e vi vengono un fuori. Po' scarabocchiato. Adesso quello si leva, che è la penna evanescente, la taglia va via. Quindi poi, diciamo, una volta vi siete fatti il calcolo, che voi vendete, una volta che vi siete fatte il calcolo, che qui veramente ve lo potete fare da soli, è molto semplice. Doppio. E andiamo ad unire, vi calcolate quanti blocchi vi servono per ogni striscia. Quindi ripetete tutti i blocchi, li andate ad unire prima. Vedete, signore, com'è bello. Katia, devi vedere. Katia, vieni a vedere. Guarda da fuori. Guarda, è bellissimo. Montati in tutti e due i modi, è molto bello. Perché qui forma una stella. Sì, bellissimo. Ci lasciano le signore da sole. È veramente bello. È un blocco. Va bene, signore, finisco io. Guardate, va bene. Chi si vuole cimentare, iniziare una, diciamo, un copriletto. Volevo far vedere una cosa. Questo veramente vi aiuta. È molto semplice. Inge dice: bellissimo blocco, un bel runner. Brava, un runner, un copritavolo. Cioè, ci possiamo fare tutto quello che volete, insomma. Non... Il commerciale. Il commerciale. Sì, aspetta un attimo. Io il blocco l'ho finito. Quindi, una volta che avete fatto tutte le righe orizzontali, poi unite la riga in sequenza, la prima sulla seconda, la seconda sulla terza e via dicendo. Dopodiché è finito. Spero vi brava sia piaciuto. Brava Katia! Grazie, spero vi allora, sia piaciuto. Allora, signore, questo è il primo videocorso che facciamo in Corsettando in Cartareccia, che è il nuovo gruppo dedicato proprio a questi corsi che faremo. Corsi, videocorsi, tutto quello che saranno i corsi. Consigli, possiamo fare i consigli. E quindi questo corso sarà così dedicato a queste cose, a queste pillole di saggezza che proporremo con qualche corsettino di tanto in tanto. Allora, quindi io ne approfitto per farvi vedere dei progetti che per talune di voi sono già visti, perché sono progetti che qui in Cartareccia abbiamo già fatto da diverso tempo. Però ho notato che quando capita che vi faccio vedere qualche cosinina e voi dite: ah, ma io quello non l'ho fatto, io quello non lo conosco. Quindi, essendo un pubblico differente, il pubblico online, io vi propongo comunque delle cose che si può fare il corso, si può acquistare il kit con il cartamodello comunque, se volete. E praticamente questa è bellissimissima, perché si porta così adesso che si va in vacanza. Questa è come si dice, utilevole. Utilevole, si è utilevole. Appende, lascia il gancio. Ah, scusate, di qua c'è il gancio. La appendete alla porta dell'albergo. Alla porta dell'albergo. E avete tutte le vostre trussettine. Sì, ma con tutte le ve le staccate e ve le portate via quelle che vi servono. C'è la magia. Ecco qui. E poi questi li potreste fare di colori differenti a seconda di quello che ci tenete dentro. Azzurro ci fate l'occhi, e quello fucsia ci fate i rossetti. Le e mani. Qua ci fate i fondotinta e qua ci fate gli smalti. Ecco. Ha sistemato tutto. Detto ciò, per le vacanze avete il beauty. State a posto. Il beauty perfetto. Il beauty ok. Prenotate e andate. Allora, questo qui trovate, se chiamate Caradagna al 347-49-65650, c'è in vendita il kit con il cartamodello, perché durante il videocorso sarebbe una cosa un po' lunga. No, ma è talmente semplice che lo potete fare da sole. Però vi facciamo fare la prossima volta, sì. Una delle prossime volte. Allora, che cosa ha di speciale questo? Che c'ha di speciale? Alessandro, tu lo sai? Signore, all'interno ci si può mettere il pane, ci si possono mettere i biscotti, perché l'imbottitura specifica che abbiamo utilizzato è quella che va nel forno a microonde. Katia cara, spiega tu. Allora, niente, mettete niente. Il pane, ci mettete i biscottini, li mettete a scaldare nel microonde, quindi poi lo mettete a tavola, vi si mantiene bello caldo.
potete essere, può essere usato direttamente come cestino sulla tavola, ecco qui, e vi mettete biscotti, pane, quello che volete. Qualcuno addirittura ci ha fatto i popcorn, quelli da, che si fanno nel microonde, quelli che sono già dentro al sacchetto, anche quelli, per poi si sono mantenuti caldi qui dentro. È una cosa molto semplice da, da realizzare. Dani l'ha venduta tutta. Brava Dani! L'unica cosa, Dani, solo che abbiamo detto la facevamo vedere, è finita. L'unica cosa è che per utilizzare appunto questa imbottitura poi si deve usare tutto cotone 100%, quindi il tessuto deve essere cotone 100%, ma lo deve essere anche il filo con cui cuciamo e anche il laccetto, se mettiamo il laccetto deve essere tutto cotone 100%, perché altrimenti non può andare nel microonde. Perfettissimo, tutto. E la, l'imbottitura che è una piccola confezione, sì, ma ce ne vengono due, pure qualcosina in più. Ha un costo di 12 euro, ma Dani stamattina si è venduta l'ultima, ecco, rimaste. Però diciamo che con il pacchetto non ce ne viene uno solo. Due sono sicure, non so se ce ne viene pure qualche d'un altro. Vabbè, se siete interessate vi diamo informazioni più specifiche. Esatto. Detto questo, allora, detto qui, vi ricorda il libro. Sta arrivando il libro di Santi Moriti, signore. Io e Katia abbiamo fatto la quarantena con voi insieme alle altre donne. Abbiamo rischiato pure la galera durante la quarantena. Abbiamo fatto per fare il video insieme carte false. Questo è il libro che uscirà, signore, l'avremo disponibile già dal 30. E da lunedì dovrebbero consegnarcelo. Prenotate la vostra copia, signore, sì, ci fa è piacere. È un bel ricordo, più che altro. Ciao a tutte. Ciao ciao.